Buongiorno, sono Beppe Sardi del ristorante Grappolo di Alessandria. Vado ora a preparare una platessa con carciofi. Per questa ricetta useremo farina di riso e olio di riso, entrambi gluten free. Ingredienti per 4 persone sono 400 g di platessa, 4 carciofi, 100 g di farina di riso gluten free e 50 ml di olio di riso, sale e una macinata di pepi misti. Come prima operazione prendo i carciofi privati completamente della parte dura, li taglio in 4 e vado ad eliminare la barba all'interno. Se doveste preparare i carciofi anche un'ora prima di fare il piatto, vi consiglierei di metterli subito, una volta affettati, in acqua e limone, onde evitare che si scuriscano troppo. Andiamo prima ad affettare, a fare i tocchetti della platessa. Facciamo esempio di una platessa, possiamo creare una decina di pezzetti. Il taglio può essere fatto a piacimento, in qualunque senso si vuole. Bene, a questo punto la platessa è pronta ad essere infarinata. Mettiamo la farina su di un piatto. Prepariamo un altro piatto da poter poi raccogliere l'infarinatura. Ecco. Ora siamo pronti anche a fare dei carciofi, diciamo un taglio julienne ma non troppo fine, cercando di farlo rimanere una fettina compatta per tutta la lunghezza del carciofo. Perciò, pronti ad essere infarinati, facciamo prima la platessa in questo modo e la teniamo un po' allargata, non troppo ammucchiata. Mettiamo i carciofi. Ora infariniamo i carciofi, cercando poi di scrollare più farina possibile. Meno farina avremo vicino al carciofo e anche alla platessa, meno sporcheremo l'olio e più chiaro, più fragrante rimarrà il risultato finale. Bene, tutto è infarinato, perciò pronto ad essere cotto. Vado a incorporare l'olio nella padella, ovviamente un po' abbondante, perché deve un po' friggere. Aspettiamo che sia ben caldo. Per questa operazione assolutamente non abbiamo bisogno di una padella antiaderente, possiamo avere un tegame, possiamo usare ciò che si vuole. Per capire se l'olio è caldo, prendiamo un pezzo di carciofino, lo mettiamo e possiamo così capire che inizia a fregolare, perciò vuol dire che è pronto. Nel tirar su i carciofi scrolliamo ancora un po', proprio per far scendere più possibile la farina in eccesso. Appena iniziano a colorirsi, mettiamo la platessa. L'olio deve essere sempre molto caldo fino a fine cottura, proprio per far sì che la platessa, essendo un pesce molto morbido, molto tenero, non si vada a disfare, ma con la farina di riso che ha assorbito si vada a compattare e a dorare un po'. Bene, direi che siamo pronti, perciò togliamo dal fuoco e con una schiumarola andiamo a prendere la platessa e i carciofi, colando più olio possibile,
prendiamo un po' di sale, lo vado a cospargere su tutto il piatto. Bene, allora siamo pronti ad impiattare. Io sul piatto ho già messo un po' di guarnitura, che sono foglie di carciofo, un po' di prezzemolo, del pomodorino. Ci ho mischiato tutto quanto assieme perché sia il contorno che l'ingrediente principale deve amalgamarsi bene tutto assieme. Prendiamo il pepe, i pepi macinati misti un po' grossolanamente. Questo è il nostro piatto terminato, la platessa con i carciofi, il tutto dorato, e vi ricordiamo che abbiamo usato sia l'olio che la farina di riso, perciò gluten free.